Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta weekly e daily su FTSE MIB. Volevo farvi rivedere un attimo il grafico per farvi vedere determinate cose, ovvero come su DAX da qui è partito un nuovo T+1, ovvero un ciclo bisettimanale, che non sappiamo se si è terminato qui dopo l'ottavo T-3, oppure se stia per terminare andando a chiudere sotto questo minimo a 18.878. Come faremo a saperlo? Estremamente semplice, ovvero vedremo i volumi di oggi e adesso che avete visto questo movimento, posso tornare a concentrarmi su questa parte di grafico e farvi vedere un po' di cose, ovvero in questo momento sta andando a chiudere il quarto T-3 inverso, eccolo qua, che è arrivato a 18 barre e che può chiudere tranquillamente con un minimo di 24, quindi entro 6 barre, ovvero un'ora e mezza, ovvero le 10 e mezza in Cina, torna su e fa quello, esattamente tutto quello che desidera, magari un primo target lo troverà qui a 19.320, un secondo potrebbe trovarlo già interessante qui a 19.395, 19.400, successivamente media mobile a 200 periodi. Se sarà il caso, perché siamo in apertura e quindi come al solito bisogna fare molta attenzione. Anche qui, altro puzzle, dobbiamo capire se il decimo T-3 è iniziato qui o qui, e anche in questo caso ce lo diranno rapidamente i movimenti fatti con volumi. Se qui abbiamo chiuso 25 barre, è molto probabile che da qui sia partito il secondo, che è arrivato qui a 41 barre, perché questo quante ne durate per ora? 29, beh, nella realtà dei fatti sarà discrezionale, potrà essere partito quando avrò avuto voglia. Io inizio segnandolo qua e mi metto decimo T-3 punto di domanda. Questa bella candelina ci dice che abbiamo fatto bene a non rimanere in overnight short dopo la discesa ben presa appunto nel pomeriggio di venerdì, e che bisogna fare sempre attenzione agli overnight, soprattutto quando il mercato si muove in maniera sincopata per un po' di tempo. Questa è 9 e 0,1. Segnalo anche questo. E fate anche sempre molta attenzione all'apertura fino alle 10 dopo il weekend. Possono fare pasticci. Ma andiamo a vedere anche l'inverso. Il nuovo T inverso è iniziato da questo massimo, fatto 1, 2 e 3 T-3 inversi. Qui ha chiuso probabilmente il primo T-1 inverso a tre tempi, successivamente da qui è partito un secondo T-1 inverso e lo scopriremo se non andremo sopra questo massimo, come a mio avviso sarà, per almeno 24 barre. Noi siamo a 18, ne mancano poche. Vedete che comunque stiamo già spingendo verso il primo target, quello che davo 3 secondi fa. Altra cosa interessante da andare a vedere. E passiamo al grafico a candele giornaliere. Il nostro ormai T+5 è iniziato qui, anche perché abbiamo un T+3 rialzista, ha fatto un primo T+2 mensile fino a questo minimo e ha fatto 40 giorni, successivamente da qui è partito il secondo che ha fatto 1, 2 e 3, vedremo a breve se il 3 è qui o se sarà nella candela di oggi, perché siamo arrivati a 11 candele giornaliere con oggi. Se andremo sotto questo minimo a 18.878, faremo appunto un primo T settimanale, come detto, a 11 giorni e poi partirà il secondo. Viceversa, è proprio da questo punto qua che è partito il nuovo T settimanale
del t più 2 iniziato appunto qua. Qui saremmo 3 giorni, ma in realtà non ci interessa. Per cui a breve scioglieremo il nostro dubbio, anche perché, come al solito, finché non abbiamo ben capito esattamente dove siamo, e questo è uno dei casi specifici, noi non ci muoviamo. Non vogliamo perdere soldi sperando di guadagnarne andando alla carlona, andando a provare. No, no. A noi interessa verificare dove siamo e in base a quello, quando l'abbiamo capito, eventualmente aspettando anche giorni senza muoverci, muoverci e guadagnare. In questo momento siamo a pochissimo dal ritracciamento di Fibonacci al 50% e non a molto a quello a 18.431 del 38,2%. Per cui, se dovessi tirare dei dadi adesso, non ho voglia di tirare dei dadi, io non sto giocando. Sto facendo trading, per cui dato che faccio trading non mi interessano queste cose e torno ad aspettare il momento più corretto per potermi muovere. Ultima notazione sull'inverso. Il supposto nuovo T più 3 inverso, trimestrale inverso, è partito da qui, ha fatto un primo T inverso fino a questo massimo e adesso sta facendo il nostro secondo T inverso. Ricordatevi che 1, 2, 3 candele ci dicono che qui può aver fatto in tre tempi e da qui può, sottolineo, partire un secondo T-1 inverso di nuovo a 3 o 4 o 5 giorni, quello che vorrà, con spinta verso basso. Anche se la limitazione che verrebbe data dall'indice è di un giorno per arrivare qui sotto, se non ci si arriva, da qui è partito appunto un nuovo settimanale. Nice and easy, molto semplice. Vi ringrazio per l'ascolto e per il vostro tempo. Se l'analisi vi è piaciuta, pacca sulla spalla o like. Sarà una splendida giornata, lo sento già. Mi programmo perché sia una splendida giornata. E voi che cosa volete dalla vostra?